Ciao a tutti, sono ancora qua su in montagna a realizzare dei piccoli video per raccontarvi delle meraviglie che ci circondano e della fortuna che abbiamo di vivere qui e colgo l'occasione per raccontarvi alcune curiosità sui miei video che, come ho ben specificato durante altri racconti, l'idea non è stata mia. Ma diciamo che mi è stata suggerita e io ho colto naturalmente la palla al balzo, perché chiacchierare, raccontare mi piace tanto, anche se non sempre ho le informazioni che vorrei, però ci tengo tantissimo che venga conservata la memoria del nostro paese e di questo me ne sono occupata anche in passato, per fortuna, raccogliendo molte informazioni che riguardano la mia famiglia e anche alcune curiosità, alcuni aneddoti. Ho sentito qualche persona che si lamentava del fatto che io durante i miei video parli in sardo. Guardate, non è così, perché è già arranco con l'italiano, il sardo proprio, diciamo che lo capisco. E se ci addentriamo al vero sardo, magari un udorese, un udorese stretto stretto, capisco il senso della frase ma non tutte le parole. Quindi parlarlo è improprio, dire che lo parlo è improprio. Utilizzo semmai questa frase, aio, peniga di conto, perché? Perché a un certo punto volevo che i miei racconti avessero, come dire, una cornice, e, una cornice che mi identificasse, quindi chi ascolta i video acchiappandoli così anche per caso in rete, o perché li ha ricevuti tramite amici, sentendo questa frase, aio, peniga di conto, immediatamente pensasse a me. Aio è la parola che noi utilizziamo qui in Sardegna per dire dai, andiamo, sei pronto? Aio, vieni. Questo è il significato della parolina aio. Beniga di gontu significa vieni con me che ti racconto, e chiaramente è un modo per dire seguimi, segui il video che ti racconto di un qualcosa. Non sempre è presente questa frase aio, beniga di gontu, perché alcune volte io ho realizzato e realizzo nello stesso luogo come oggi 5, 6, 10 video, e quindi trovo noioso e ripetitivo, per chi li guarda tutti i giorni e mi segue tutti i giorni con costanza, sentire questa frase che può diventare a quel punto noiosa, mentre la utilizzo normalmente quando cambio completamente l'argomento oppure mi trovo in località differenti, perché capita che nella stessa giornata, magari di mattina, mi trovi ad Estersiri e di pomeriggio a Cagliari o viceversa, per dire, in due località molto distanti tra loro. E quindi ho deciso così. Aio, beniga di conto.